Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Dopo aver provato la versione Single Strike, andiamo oggi a vedere una versione molto straight del Lurshifu Rapid Strike. Prima però, sigla. Bene, eccoci qua pronti a vedere anche e finalmente la versione Rapid Strike dell'Urshifu. Abbiamo visto la versione Single Strike, a me personalmente è piaciuta tantissimo. C'era questo bestione enorme che tirava mazzate di 310-330 ogni turno, per cui fantastico. Oggi andiamo a vedere qualcosa di completamente diverso. Una lista che sta facendo moltissimo parlare di sé, perché sta facendo vari e numerosi risultati nei tornei online che ci sono, ma soprattutto perché di questa lista si possono davvero fare tante versioni diverse. Io quella che vi propongo oggi è una lista mia che ho preso da uno dei risultati fatti su Limitless. In particolare sto parlando del torneo che Raul Reddy ha vinto con una lista di Urshifu come questa. L'ho testata nel corso delle live, se volete saperne di più andatevi a recuperare le live che trovate sul canale, e ci ho fatto qualche cambiamento che era secondo me dovuto, doveroso. Quello che però mi piace davvero tanto è che in questo momento voi vedete una versione di Urshifu Rapid Strike straight. Cosa intendo per straight? Quella, ok? Non ci sono altre carte che vanno a mischiare un attimino quello che è l'Urshifu. Qua volete caricare l'Urshifu e attaccare con lui prima possibile. Quello che sto vedendo però, e ve le dico subito tutte adesso perché alcune di quelle versioni che vi cito adesso magari le porteremo anche sul canale, altre invece lascio che siate voi a provarle. Questa versione è una versione di Urshifu che gioca un 1-1 Octillery. Nella lista originale non c'era, io l'ho messo. Ci sono liste che non giocano Octillery, ci sono liste che ne giocano 2-2. Ci sono liste che giocano le energie Elettro e il Coco Prisma per poter attaccare due turni di fila con l'Urshifu. Ci sono liste, una in particolare la voglio davvero provare perché mi ispira davvero molto, giocano una linea Cincino anche abbastanza pesante, 3-3-4-4, per poter pescare tanto spesso e curare l'Urshifu con Cheryl. C'è la versione con il Dragapult che non porterò sul canale perché ho provato e non mi è piaciuta per niente. Insomma, e sono sicuro che tante altre ne usciranno ancora, perché a differenza del Single Strike, dove la lista l'ho vista abbastanza impostata, nel senso che la lista a cui sono arrivato io di Urshifu Single Strike è molto simile a quella a cui sono arrivate tantissime altre persone. Alcuni giocavano la Memory Capsule, altri giocavano il secondo scroll, insomma qualche modifica ci sta, però bene o male nel complesso la lista era quella. Di questo Urshifu Rapid Strike invece il discorso è più complesso, si possono fare più versioni decisamente diverse tra loro, chissà che magari nel corso del tempo le andremo a vedere prima o poi tutte. Questo perché andiamo a vedere che cosa fa questo Urshifu. 30 danni con un'energia, se è diventato attivo questo turno fa 120 danni in più, per cui nota molto interessante. Possiamo andare a prendere i KO anche abbastanza grossi con due colpi dando soltanto un'energia. La forza di questo mazzo è riuscire ad attaccare al secondo turno. Se non riuscite ad attaccare al secondo turno perdete un po' tutto quello che è la forza esplosiva del mazzo. Secondo attacco scarta tutte le energie lui segnate e fai 122 Pokémon. La cosa interessante di fare 122 Pokémon è che la maggior parte dei Pokémon di supporto intanto hanno meno di 120 di vita, ma soprattutto vedi Dedenne e Crobat sono deboli lotta, per cui succede più di una volta che noi andiamo a chiamare davanti uno di questi due con Boss Order e facciamo tre premi in turno, magari il 120 è lui che con la debolezza diventa 240 e un qualcos'altro in panchina. Insomma è molto comodo per aggiustare i danni. Una cosa, io personalmente in quasi tutti i mazzi che sto facendo sto mettendo Mew, più Mew con il Rod. Insomma sto cercando di prevenirmi il più possibile da questo Pokémon, perché secondo me se nei mazzi non mettiamo il Mew questo Urshifu dilaga troppo, ed è il motivo principalmente per cui io lo sto mettendo praticamente ovunque. Qua dentro non c'è, mi vado a giocare un po' il Mirror come capita, no?
Per il resto, come potete vedere, sono solo e unicamente Pokémon di supporto. Due Crobat, un Dedenne, triplo Giraci, abbiamo comunque 4 Switch, 2 Escape Rope e 4 Scuba Planet per farlo sparire. Lo Zigzagoon per far quadrare i danni, se l'avversario che gioca Spiritomb non sta attento, questo Zigzagoon rischia di fare davvero male. Giratina, principalmente per togliere le weakness all'Eternatus, ma saltuariamente possiamo dare fastidio. Promemoria, non usarlo contro il Corviknight, che è immune. Giraci, esattamente come abbiamo visto per la versione single strike, il Giraci dentro per togliere la debolezza psico, una debolezza psico che rischia di diventare abbastanza pesante da subire contro, vedi Mewtwo ovviamente. Altro Mewtwo invece per recuperare le supporter, supporter che nel mazzo sono tripla copia di Boss Order, pian piano le sto prendendo full art anch'io, per cui ci arrivo raga, il mazzo tutto gold, tutto full art, ci arrivo, pian piano ci sto arrivando anch'io. 4 copie di Research, prima il mazzo giocava Marnie, non giocava Corrina. Io ho scelto di inserire l'1-1 Octillery per poter andare a prendere non soltanto ovviamente gli Urshifu e le energie, ma anche le Corrina. Qual è il discorso? Più di una volta, soprattutto late game, quando magari il Crobat e il Dedenne se ne sono andati, a me far saltare fuori il Pokémon all'inizio e l'energia in seguito fa comodo, fa disperatamente comodo. Nel momento in cui ho messo l'Octillery, il mazzo secondo me è diventato più consistente, più forte, ok? Capisco perché lo si vuole non giocare, ma ho sacrificato un Giraci e non mi ricordo cos'altro, insomma poca roba per mettere dentro la linea 1-1 che se non è nei premi dà un enorme aiuto, per cui io personalmente lo consiglio di provare. Un communication, tanto non mi serve più tirar fuori i Pokémon nel momento in cui ho l'Octillery, perché comunque l'Octillery me li tira fuori, per cui communication e quick ball per prendere i Pokémon. Le supporte le abbiamo viste, tripla copia della stadio, perché se perdo il Giraci davanti in due colpi faccio KO qualunque cosa grazie al Vash, per cui comodo. Anche lì nella versione originale ce ne erano due, vedete voi, io ho messo il terzo, si può tranquillamente lasciare la seconda copia, bonus, carta bonus, se no per punto di domanda, vedete voi che cosa mettete dentro. Per quello che mi è parso di vedere, a parte contro gli Spa, quindi Dedenne, Spiritomb, Mad Party, Spiritomb, contro cui il mazzo non ha fatto un buon matchup, per quello che mi è parso di vedere però, contro gli altri mazzi meta se la gioca abbastanza discretamente ed è il motivo per cui secondo me sta facendo dei buoni risultati. Io vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, di dare attenzione a questo Urshifu. Man mano le carte, i video che sto facendo uscire secondo me sono tutti validi, non per quanto riguarda i video, quello sta a voi ovviamente decidere se è valido o meno, quanto più invece per le liste e i mazzi che sto proponendo, perché i vari Urshifu, se non sono incredibili adesso, può essere che lo diventeranno in futuro. In generale, se non avete ancora preso queste carte nel corso del tempo, vi consiglio pian piano di andare a recuperare, perché a parte il fatto che già giocare adesso vale la pena, ma soprattutto anche da considerare in ottica futura, che non fa mai male. Bene, questo è il mazzo, stiamo parlando di Urshifu VMAX Rapid Strike, ora andiamo immediatamente a vedere come funziona con qualche bella partita. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Pottown Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pottown Store. Tra l'altro, come potete vedere, sono arrivate le buste della Players Cup 3. Era abbastanza prevedibile il fatto che avrebbero richiamato un attimino quello che è lo stile e i colori di Battle Styles. Carino, tutto sommato carino. Non me la sento di bocciarmi. Allora, è una bella mano. È una bella mano. Abbiamo già la possibilità di fare
communication per prendere il l'urshifu. Allora, power plant, energia, verosimilmente. Qua c'è il capo, però. No, non è vero perché non è una debolezza lotta, scherzavo. Allora, penso così su due piedi di essere contro un Eternatus. Ho già l'urshifu Vmax, per cui prendo Corrina. Invece che fare la research e buttare via tutto, fare Corrina e andare a prendere altro, è qualcosa secondo me di migliore. Tra l'altro c'è il Remoraid Prize. Peccato. Vabbè, me ne fa una ragione. Voglio prendere qualcosa visto che non c'è il Remoraid. Non ho bisogno di più Urshifu, ma in realtà prendo l'Urshifu. Prendo l'Urshifu principalmente per scartarlo. Prendo l'Urshifu principalmente per scartarlo. Alla fine non me ne servono più di due, per cui. Allora, peccato per il Remoraid Prize. Questa era sicuramente una delle occasioni in cui volevo avere il Remoraid, perché è comodo. Ok, ho già i due Urshifu, non mi serve altro, per cui Octillery. Con l'Octillery non mi sarei dovuto preoccupare di impazzire per cercare l'energia. Dai, Mizu, amore mio, non c'è nulla. Ah, dai, bravo. Che cosa ho appena visto? Che cosa sto guardando? Cos'è? È un Eternatus, ma perché ci hai messo dentro dei fase 2? Ok, vabbè, questa cosa è bellissima. Il fatto che abbia scelto di mettere dentro in fase 2 è bellissimo. Vediamo che cosa ne viene fuori. Allora, l'energia la do dall'altra parte. Stadio, spacco la sua. Switch e research. Ho l'energia per attaccare. Allora, prendo questo KO. Chissà che magari Remoraid? Allora, se non sbaglio, questa tra l'altro è una di quelle carte. Ah, non mi ricordo come si chiamano queste carte ricamate. Vabbè. Se non sbaglio, qui c'è sì, il Golbat che quando evolve pesca 2 e il Crobat che quando evolve pesca 3. Se vi state chiedendo se vale anche solo lontanamente la pena di preferire dei fase 2 al Crobat V, la risposta è assolutamente no. Vabbè, però è bellissimo il fatto che lo stia giocando. Allora, cosa voglio fare adesso? Giustamente gli scoop up per ripescare più volte. Allora, l'US mi farà dei abbastanza tristi danni, in realtà. Ok. Boss Order. Chiamo davanti l'Eternatus che andrà poi a schiattare. Rimetto in cima il Boss Order. Prendo KO e danni all'Eternatus. In questo modo facendo 150 ho il KO. Urshifu e Remoraid. Voilà, perfetto. I matchup contro Eternatus sono quasi sicuro che per quanto vi sforziate è un matchup che non riuscirete a perdere. Perché avete tutto per essere più forti di lui. Proprio tutto. Fate danni in panchina, potete tranquillamente andare avanti a fare danni in panchina. Brutto Reset Stamp. Aia. Potete usare il giratina per togliere la debolezza. Insomma, avete davvero l'imbarazzo della scelta. Tutto
tool jam 3, 6, 9, 12, 15 non bastano. Un'altra stadio. Allora, antipatico il tool jammer, non mi fa ritirare. Questo però è un signor top deck. No, cosa sto facendo? Folle. Ok, alla ricerca della quick ball per la vittoria che non arriva neanche lontanamente. Do un'energia dietro e attacco. Peccato, ero a una quick ball dalla vittoria. Bastava quick ball o communication, ovviamente. Bastava togliere l'energia con il giratina. Vabbè, non ha mai modo di mettere KO in un colpo questo Urshifu, per cui mi basta un'energia per vincere. Professor Research, cioè dirgli che il mazzo gli ha girato comunque molto bene. Per essere più di fase. Sì, no, non è riuscito a mettere capo ai Pokémon. Sì, uno dei motivi per cui si gioca i Crobat è che i Crobat sono dei Pokémon base. Per cui giocare i Crobat ti permette di avere effettivamente qualcosa in panchina. Zubat. Giocava tipo 4-4 e qualcosa. C'è anche Lupa. Boss Order. Mi interessa il Boss Order. Ah, c'è la Plant. No, se tanto io faccio KO qui davanti sono a posto, per cui... Dov'è? Crobat. Mi basta un'energia per fare il KO. L'energia non è arrivata. Ah, no, niente, never mind. Energia o lo switch, giustamente. Boom! Allora, Mizu game. Bella zio, allora. Non ho idea se sia voluto o meno perché ti mancano i Crobat e hai deciso di giocare questo, ma personalmente hai tutta la mia... Hai tutto il mio favore, perché quei Crobat sono bellissimi. A me piace davvero tanto l'artwork di quei Crobat. Non giocherei mai i Crobat dietro al posto dei V. Però bella anche solo il fatto che tu ci abbia provato. E il mazzo ha girato perfettamente, esattamente come doveva girare. Urshifu, mena, avanti e indietro, mena, 120, mena. Questo è esattamente, sono contento perché da 3 o 4 video a questa parte, la prima partita che faccio è anche quella in cui riesco a far vedere il mazzo. Per cui, bene, buono, sono contento. Ne andiamo a fare un'altra come al solito, però già il fatto che ha girato perfettamente la prima sono contento. Trace Light. Non ho ovviamente intenzione di far vedere il mirror di Urshifu. Cerco sempre di non far vedere i mirror, se posso evitare. E anche lui che non ho mai giocato un mirror. Boh. Vediamo, dai, vediamo come va la partita. È Andigos, forse non è un mirror. Qui è bella, vai a sapere che cosa mi può servire e che cosa no. Allora, sicuramente non scarto il primo 5. Potrei scartare Crobat, perché se faccio la research al turno dopo il Crobat non mi serve, in teoria. Allora, io so che sono particolarmente fortunato a questo gioco, però, raga, ho messo dentro l'1-1 di Octillery per farvi vedere come funziona. Vi giuro, ho fatto 3 ore di live in cui non è mai andato nei previ. Adesso faccio la prima partita, c'è il Remoraid, adesso invece c'è l'Octillery. Vabbè, communication è effettivamente un Urshifu, però gioca l'Eldegoss, io non gioco Eldegoss.
Ah, ok, è la versione con il Dragapult. Va bene. Io non apprezzo questa versione. Nel senso che l'ho provata e non mi è piaciuta. Noi abbiamo il Jirachi per andare a prevenire la debolezza di questo matchup. Non c'è più il Jirachi. Beh, io voglio fare il doppio K.O. Antipatico. Allora, ritiro. Esattamente la carta che volevo. Dunque, questa va qua. Non so se mi può servire. Sì, no, il giratina non voglio buttare via, per il momento lo tengo. Scarto la stadio piuttosto. Anche il Jirachi Dice. Anche il Jirachi Prize. Corrina. Allora mi attacca e mi fa 2,60 davanti. In teoria. No, il KO. Vediamo se trovo. Ha mancato l'energia. Meno male. Io invece l'ho presa. Ritiro. Uno, due, tre, è resistenza per cui cioè ha resistenza per cui non lo faccio capo neanche in due colpi. Tuttavia, c'è un tuttavia. Io adesso posso fare KO davanti e KO dietro l'Octillery, verosimilmente. Lui adesso deve dare un'energia se vuole attaccare. Io ho già le due energie che mi servono per fare l'attacco. Per cui il mio KO adesso mi permette di pescare 4 premi. Dopodiché sono ad un boss order dalla vittoria, che è esattamente quello che mi interessa. No, l'energia la dà dietro invece, quindi probabilmente ritira. Ma anche se ritira non cambia niente. Oh, questo fa male. Dico che anche se ritira teoricamente non cambia niente perché è mio interesse fare comunque il 120 a 2, per cui che sia davanti o che sia dietro non mi cambia niente. Corrina. Dunque. Mancato l'energia, però c'è il
comunque mancata l'energia. Non importa. Posso fare il KO davanti e ho il boss order per farlo dopo. Vediamo se riesco a trovare l'Octillery. Sì. Octillery e Girace entrambi nei premi. Lo scifo non mi preoccupa. Io gli ho lasciato la corrina perché la sua corrina pesca 3. Io non volevo subire Marnie. A me Marnie dà fastidio. Se lui semplicemente attacca, io ho vinto la partita. Potrebbe avere un altro ventaglio, ma stavolta ho l'Octillery. Niente ventaglio. Per cui la differenza è anche questo. Anche contro un mazzo che teoricamente dovrebbe essere vantaggiato per via della debolezza, si va a portare a casa comunque la partita grazie a la buona consistenza che ha il mazzo. Io ho provato quel Dragapult Urshifu, l'ho giocato addirittura alla challenge. Non mi è piaciuto. Perché non mi è piaciuto? Principalmente l'ho trovato debole di consistenza. Anche prima il mio avversario ha mancato l'energia che gli serviva per attaccare. Io questo ce l'ho. KO davanti, KO dietro. Boom, boom. Tre premi e andiamo comunque a chiudere la partita. C'è un motivo per cui il mazzo sta facendo così bene. A livello di metagame, questo mazzo si piazza in una condizione davvero favorevole. Siamo sempre lì, ripeto, Medpart e Spiritomb sono degli spa. Contro di quelli ci sta che possiate far fatica. Contro gli altri mazzi invece, se iniziate a prendere dimestichezza col mazzo, capire che cosa potete giocare e che cosa no, secondo me ve la potete giocare discretamente bene. A me il mazzo piace dopo le modifiche che ho fatto, con la prima lista, sono sincero, non mi sono trovato bene, l'ho modificata, ho tolto alcune carte, ne ho inserite altre, con questa lista personalmente mi trovo meglio, molto molto meglio, ed è il motivo per cui ve la offro, propongo così com'è, per cui Caterpies, Urshifu, Rapid Strike. Due partite belle pulite contro Eternatus, contro il Dragapult. Molto bene, molto 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 bene. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che sono ansioso slash curioso, ho delle buone aspettative su quello che è l'Urshifu Rapid Strike con il Cincino, ed è sicuramente una delle cose che voglio provare. Ultimamente stiamo giocando il Cincino in vari mazzi, soprattutto grazie al fatto che le level ball ti permettono di tirarlo fuori più in fretta. Vediamo come si evolverà il meta nel corso del prossimo mese barra 2 mesi, è una delle carte che devo sicuramente tenere in considerazione barra d'occhio. Per il resto, bene, spero che il mazzo e il video, raga, vi siano piaciuti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti sotto al video. E detto questo, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le serie live su YouTube. Ciao, Caterpies!